Andrea Sillani, Edizioni Ambiente, il comitato scientifico. Parliamo del modello organizzativo esimente dati ambientali e il collegamento con le certificazioni ambientali. Certo, allora il modello organizzativo previsto dalla 231, diciamo così, offre la garanzia all'azienda che è colpita da un reato presupposto 231 di sfilare dalla responsabilità amministrativa che il legislatore gli ha affidato, di sfilarsi da questa responsabilità attraverso l'implementazione di questo modello organizzativo. Allora la domanda che ci facciamo: qual è il modello organizzativo che l'azienda può costruire per dare un valore esimente nei confronti delle responsabilità amministrative che recentemente gli sono state attribuite? Diciamo che la 231 offre pochissime informazioni in questo senso, quindi cito sempre l'articolo 6,2 che afferma come un modello organizzativo deve rispondere a una serie di requisiti. Noi suggeriamo molto spesso di fare riferimento ad una letteratura che in qualche modo è satellite alla 231, cioè quella che afferisce alla norma internazionale ISO 14001, norma ambientale, o al regolamento comunitario EMIS. Leggendo quindi all'interno di questi schemi di certificazione possiamo trovare le risposte a quanto l'articolo 6,2 ci chiede per implementare il modello organizzativo. Cito un esempio: la lettera A del comma 2 dell'articolo 6 chiede per la redazione del modello organizzativo di individuare le attività a rischio 231. Come fare? In realtà la 231 non ci dice come fare. Possiamo attingere quindi in questo senso a piene mani, in virtù di questa similitudine, no, con la norma ISO 14001, possiamo attingere a piene mani in un paio di requisiti che la norma pone, 4.1, 4.31, dove ci dice che per individuare le attività, diciamo, a rischio ambientale, quindi a rischio 231, io devo poter redigere un documento che si chiama analisi ambientale iniziale. L'analisi ambientale iniziale quindi è la fotografia in quel momento di come l'azienda si pone nei confronti dell'ambiente e quindi del rischio di incappare in reati ambientali presupposto alla 231. Quindi la risposta della ISO 14001, quindi delle certificazioni ambientali, a quanto l'articolo 6,2 ci chiede per implementare il modello organizzativo resta certamente valida almeno per la parte dell'individuazione dei reati. Un ulteriore riferimento importante è certamente quello alle procedure di gestione ambientale. La norma ISO 14001 prevede numerose procedure di gestione ambientale che rappresentano gli specifici protocolli che l'articolo 6,2 alla lettera B viene indicato per la costruzione del modello organizzativo. Diciamo in estrema sintesi, noi riteniamo che la traduzione operativa di quanto richiesto in quelle scarne affermazioni dell'articolo 6,2 della 231 del 2001 risultino soddisfatte nella sostanza da quanto indicato nella norma ISO 14001 e nel regolamento EMS.